contrario, sarà un'altra occasione perduta e uno strumento di illusione e di sfruttamento che non possiamo assolutamente consentirci, non possiamo permetterci il lusso che vada avanti. Ecco qual è la strada che dobbiamo seguire. E vi dico con molta franchezza, vedete, non possiamo, rispetto a questi obiettivi, principi, valori, derogare neppure per poco. Quando qualcuno, anche qualche mio amico collega di giunta, mi dice: ma perché non cerchiamo di essere più morbidi? Ma perché non cerchiamo di essere più duttili? Sapete qual è la mia consapevolezza, cari amici, qual è la mia idea? Ve lo dico con molta franchezza. Noi oggi troveremo difficoltà molto maggiori lungo la nostra strada, perché è vero che 50 anni fa un'esperienza autonomista si tentò in Sicilia, no, e però durò poco. C'era la cortina di ferro, c'era la guerra fredda, c'era est e ovest, c'erano democristiani e comunisti, ci furono le scomuniche, c'erano anche interessi a proposito delle raffinerie che si andavano impiantando e quant'altro. Oggi le prime cose non ci sono, ma vedete, di interessi da smontare, ma ce ne sono di molto più forti, di molto più pesanti. Ecco perché, nonostante, come dire, l'elezione diretta del presidente che conferisce maggiore stabilità e forza, ci sono interessi che poi si leggono sulla stampa, che poi si leggono anche, perdonatemi, sulle impugnative che il governo nazionale tenta presso la Corte Costituzionale su scelte che derivano da prerogative costituzionali proprie, la nomina del 30% piuttosto che del 10% di dirigenti generali esterni alla burocrazia regionale. E c'è stata un'impugnativa che è incostituzionale, perché lo statuto ci conferisce questo potere e perché non era presente in Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione, nonostante lo statuto sbarra Costituzione lo preveda e lo prescriva. Non possiamo aspettarci, perché è la logica, non è un problema di destra o sinistra e neppure di anagrafe, di certificato di nascita o di residenza. Non ci possiamo aspettare granché di aiuto dai ministri siciliani, perché sono lì scelti, selezionati, perché bravi, ma in base ad una logica per la quale bisogna sostenere gli interessi dei governi dei quali si fa parte, piuttosto che dei territori dai quali si proviene. E perché? Perché quegli interessi sono 100 volte più grandi. Volete che ve li citi? Di qualcosa abbiamo parlato: la sanità, i rifiuti, la formazione e quant'altro, e altre mille cose che giorno per giorno andiamo scoprendo. E già la conoscenza per noi è un, come dire, un patrimonio straordinario, è un bagaglio che non può essere, in uno con quella coerenza e lealtà, non può essere disperso. E siccome questo percorso richiederà una trentina d'anni, ne sono fermamente consapevole, tranne che, caro Gianfranco, quello che tu hai detto, questa nostra idea di un grande partito che cammina lungo questa strada, non faccia, come dire, scoccare la scintilla domani mattina e, parlando insieme con grande forza al popolo siciliano, non ne otteniamo un consenso maggioritario. Ma io ti voglio dire, preferisco, siccome sono consapevole che questo è difficile e che saremo attaccati da tutte le parti, come dire, non recedere neppure di un millimetro sul piano della determinazione e della coerenza. Perché se anche si dovesse interrompere questa esperienza amministrativa e si dovesse tornare una, due volte, non lo so, al confronto degli elettori, quello che conta è che questo spirito e questa rivoluzione e questa nuova venga preservata e venga consegnata a una nuova generazione di giovani, non soltanto anagraficamente, ma di uomini coerenti e coraggiosi che portino avanti, vedete, questa idea. Perché in caso contrario, se noi la degradiamo nel compromesso, nell'accordo pur di andare avanti e pur di sopravvivere, l'abbiamo ammazzata sul nascere. Sarebbe stato comodo, lo abbiamo detto tante volte, governare questa regione da un superattico romano, magari col sistema della videoconferenza, senza fatica, senza scontri, senza conflitti. Io ritengo che il nostro dovere non sia questo. Certo, se da oggi
da oggi con una consapevolezza in più, e non, io credo che il se lo debbo togliere. Sono certo, siamo dinanzi a un migliaio di persone, a tanti giornalisti, a tanta gente che ci segue con passione e con speranza. Questo nostro percorso avrà questa forza in più, questa accelerazione, che da quello che abbiamo detto e ci siamo impegnati a fare sicuramente avrà. Io sono convinto che avremo reso un grande servizio al popolo siciliano. E allora, caro Francesco, lo dico al capogruppo, al nostro capogruppo, all'Assemblea regionale siciliana e a quanti di noi lavoreranno giorno per giorno lungo questa strada, che è una strada di lotta, una strada, come dire, di governo e di lotta. Sì, una volta si usava questa formula, di lotta e di governo, e c'è da lottare tantissimo. E vedete, non possiamo raccogliere il grido di dolore amplificato su tutti i giornali nazionali di una categoria forte e potente, perché forte e potente è ignorare invece, ad esempio, questa deve essere la battaglia che dobbiamo fare al loro fianco, a partire da domani mattina, quella di un mondo nella produzione industriale. Ci saranno alcune decine di migliaia di persone impegnate, siamo al fianco dei lavoratori e alcune decine di produttori, non moltissimi per la verità, grandi industrie di produzione sono nazionali o multinazionali, no, nella farmaceutica come nell'elettronica, come nella metalmeccanica, e invece ci sono 5, 600, 700 mila persone che sono in profonda crisi, è il mondo dell'agricoltura al quale da questo nostro movimento va un'attenzione, un impegno privilegiato straordinario, una grande priorità che noi individuiamo, non possiamo trascurarlo. E qua io mi aspetto, come dire, che anche qua il nostro ministro dell'agricoltura domani probabilmente diventerà, non so che percentuale bulgara potrà ottenere, presidente della regione Veneto, perché è riuscito, e questo ci riporta al tuo ragionamento sulla chiacchierata che ti sei fatto fuori dal Consiglio dei Ministri col Presidente del Consiglio, loro hanno un partito e noi no, loro hanno un partito, e quello che hanno fatto a proposito di protezione di talune produzioni agricole, delle quote latte e quant'altro, è qualcosa di incredibile. Se noi avremo una grande forza politica, lo dico agli agricoltori, agli imprenditori, agli artigiani, a tutte le categorie della produzione, ma soprattutto ai giovani, ai tanti disoccupati che riprendono la via dell'emigrazione, se metteremo insieme, io credo che di poter parlare per conto di quanti hanno avviato questa esperienza autonomistica, consegnandola a voi che avete una cultura politica, un'esperienza diversa, perché insieme si possa lavorare in questo nuovo soggetto politico della Sicilia e del Sud, noi forse avremo rinunziato sul piano sentimentale a qualcosa che sentiamo profondamente nostra, ma lo facciamo con piacere perché abbiamo reso un grande servizio alla Sicilia e al popolo siciliano. Il mio amico Gianfranco Miccichè, come dire, che devo dirvi, lo diceva l'altro giorno in un sito online qualcuno, vi devo dire, credo che non ci siano persone tanto distanti l'uno dall'altro per mille cose. Io se devo esserci in un posto alle 10 arrivo alle 10 in un minuto, lui magari alle 10 un minuto, eccetera, forse per questa nuova politica fatta di colpi di scena, di comunicazione, ma anche di intuizioni brillanti, ha tutte le caratteristiche perché questo nuovo esperimento lo conduca con forza e con passione. Noi gli siamo vicini.